Salve a tutti e bentornati sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parleremo di un argomento che spesso ci viene chiesto nell'assistenza ed è la chiusura a pulsante, le varie chiusure a pulsante che si utilizzano per le borse, come vengono applicate. Quindi oggi parliamo in particolare della chiusura Agata Argento. Le chiusure si presentano in questo modo. La parte del maschio, la parte che questa noi la chiamiamo nel gergo femmina, una parte metallica che servirà poi per applicare sulla femmina e le due viti che vengono applicate nel retro del maschio. Attenzione perché le viti davvero davvero sono piccoline, ma sono molto resistenti. Passiamo subito a vedere come dobbiamo applicare la nostra chiusura. Prendiamo il nostro pezzo di borsa, quello che abbiamo di necessità come attrezzo sarà un giravite. Passiamo subito con l'applicazione del maschio su un lato. Voi giustamente prenderete le misure della vostra borsa. Io in questo caso lo faccio senza prendere alcuna misura, solo per farvelo giustamente vedere. Si applica per benino all'interno, facciamo entrare tutto il lavoro. Solitamente non serve mettere colla, qualcuno l'utilizza, ma le viti davvero sono abbastanza forti per poter mantenere questa chiusura. E poi avvitiamo le nostre viti sulla parte della chiusura maschio, in questo modo. Eccolo qui. Ok, perfetto, benissimo. Perfetto, fate arrivare fino in fondo la vite e abbiamo inserito la nostra chiusura maschio. Dopodiché diamo una misura, prendiamo la parte della chiusura femmina, qui dietro ci sono delle alette di metallo, inseriamo all'interno, diamo la posizione in questo modo. Voi giustamente lo potete fare anche tramite con un metro per poter essere molto molto più precisi. In questo punto abbiamo tirato su queste alette, quindi siamo all'interno del nostro lavoro. Prendiamo la nostra placchettina, l'inseriamo all'interno e con una leggera pressione chiudiamo le nostre alette. E alla fine del vostro lavoro ecco la chiusura con la vostra borsa. Ecco qui. Benissimo, anche questo piccolo tutorial è terminato. Io vi chiedo sempre di azionare la campanella, iscrivervi al canale e magari mettere anche un like. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!